Ora ci occupiamo di musica, in particolare dell'opera prima di due musicisti, Gabriele Graziani e Alessandro Maltoni, si intitola L'uomo dei tuoi sogni. Arrivano entrambi da esperienze davvero diverse, ma hanno avuto un'idea che davvero vi interesserà. La voce narrante che hanno scelto infatti è quella di Bruno Pizzul, che chiede la linea, come era suo uso durante le telecronache, tra un brano e l'altro. Sentiamo il nostro Fausto Pellegrini. Punto e virgola, il nome del gruppo è un'idea, una sospensione. In realtà racconta di una punteggiatura in via di estinzione. Andiamo a capo, tanto poi si semplifica. Andiamo a capo, tanto poi c'è la maiuscola. Che tipo di punto di vista avete deciso di scegliere? Ma il punto di vista è proprio quello di sorprendere e sorprendersi prima di tutto, nel senso che cambiare completamente visione, ovvero quando hai un'idea, cambiarla immediatamente, anche dentro la canzone stessa. È notte fonda, leggo Sanguinetti, poi mi interrompo, torno a Leopardi. Il sole s'alza prima dei poeti. Mai poeti tramontano più tardi. E allora andiamo adesso a New York con Antonio Monda in Central Park West. Ci parla infatti di un film appena uscito in America, While We Are Young, del regista Noah Baumbach. Esistono degli scrittori, dei cineasti, degli intellettuali che godono di una grande popolarità all'estero e meno popolarità nel proprio paese. Un esempio tipico è Paul Auster, certamente un ottimo scrittore, che in Francia, ma anche in Italia, è estremamente popolare e qui è conosciuto, rispettato, apprezzato, ma non gode della stessa popolarità. Un esempio opposto è invece quello di Noah Baumbach, un bravo, bravissimo regista e sceneggiatore che qui in America è un autore di culto e invece in Europa, in particolare in Italia, è semisconosciuto. C'è da chiedersi ovviamente perché succedano queste cose. Ho citato questi due nomi perché hanno qualcosa in comune, nonostante appartengano a due generazioni diverse. Paul Auster ha superato i 60 anni, Noah Baumbach non è arrivato ai 50. Sono due autori di Brooklyn, colti, molto legato al mondo della letteratura alta. Noah Baumbach è il figlio di un critico del New Yorker e di un critico cinematografico del Village Voice. Nasce, in altre parole, in un ambiente molto colto, molto raffinato. E raccontano entrambi, in particolare, il mondo di Brooklyn, più che più è quello di Manhattan. Poi le somiglianze finiscono qui perché hanno un mondo interiore, un mondo espressivo estremamente diverso. Ne parlo perché è appena uscito sugli schermi americani While We're Young, che tradotto letteralmente significa Mentre eravamo giovani. L'ultimo film di Baumbach, il quale ne ha già girato un altro e sta preparando un terzo film, un adattamento dal libro Gli abiti dell'imperatore di Claire Messud. È un autore quindi prolifico, con una carriera abbastanza particolare, perché ha debuttato giovanissimo con un film di culto che si chiamava Kicking and Screaming e poi ha aspettato ben 10 anni per girare il suo secondo film, forse il suo più famoso, forse anche il più bello, che si chiama The Squid and the Whale, cioè il calamaro e la balena. Ebbene,